Ebbene sì, signori. I tempi sono oscuri, sanguinosi. Sono tempi di guerra. Gli dei sono crudeli. E noi siamo i loro balocchi. Ma questo non è un gioco. Capito? È una guerra incessante. E il vecchio mondo è il premio finale. In molti ambiscono alla vittoria, ma solo una nazione otterrà la gloria su tutte. Yeah! Che andavano! Dalle male lande arrivano orchi e goblin. Un'ondata verde di creature brutali che deve essere fermata. Nella Silvania, i morti stanno tornando in vita. I conti vampiro avanzano. I potenti regni nanici, che da tempo sembravano finiti, risorgono grazie al loro sommo re. E nel cuore del vecchio mondo c'è l'impero. Karl Franz deve dimostrarsi degno del martello di guerra. Rozzo porco clerosine. E poi c'è il caos. La sua infezione, corrotta e mutevole, fa marcire tutto ciò che tocca. Solo i più forti resisteranno. Beh, la guerra è vicina ed è interminabile. E ci piace. Va bene ragazzi, eccoci qui ritornati, come avete visto dal trailer, finalmente è uscito Total War Warhammer e da oggi diventiamo operativi, porcaccio il clero infame. Questo gioco lo porteremo un po' in tutti i modi, lo comincerò in campagna singola nel primo video, giusto per ambientarmi un pochino perché è veramente un casino. E poi cominceremo a portare multiplayer col clan e tutto il resto, lì ci sarà da divertirsi molto di più. Intanto cominciamo con una campagna per prenderci la mano, scegliamo l'esercito e cazzate varie. È la prima volta che ho gioco, quindi non ci ho capito un cazzo della storia e tutto il resto. Me lo sono tenuto proprio all'oscuro, proprio per registrare tutto. Soprattutto perché è un gioco veramente atteso tanto, raga. Quindi andiamocela a gode insieme, raga, dai. Allora, battaglia, opzioni, ci frega un cazzo adesso. Battaglie, porco due che spettacolo. Vabbè, campagna per ora ragazzi. Nuova campagna. Porco il clero. Già da qui noi ci siamo preordinati il gioco, quindi abbiamo anche il caos. Però io sto in fissa non infernale. Poi dice l'esercito. Sto in fissa con gli orchi e i goblin, con i conti vampiro. Porcaccio il clero un'altra volta. Quindi sapete che c'è, che io gli do proprio te. Sono tutti rozzi questi, raga. Tutti rozzi, sto gioco veramente è uno spettacolo. Sono tentato dal caos, come migliore armate già prescelti. Cannone infernale, gigante del caos. Queste sono armate migliori, non è che c'ha solo queste, è ovvio. Spettri dannati, spirito del terrore e il Vargulf. Raga, a me dispiace, pure gli orchi sono spettacolari. Come avete capito, io vado un po' più su sul macabro. Essendo Necropolis Clan non ci prendiamo l'impero in anima. Ovviamente partiamo dai pelle verde, ai conti vampiro, quelli del caos. Però, essendo Necropolis, gli damo dei conti vampiro. Che c'ha sti cazzo di spettri dannati che sono uno spettacolo, vai! Che è qua? Ok, se allora, la campagna io, siccome a sto gioco non è che mi appassiona veramente troppo. Ultima introduzione, ma fa...
Leader della fazione, Kasten, potente avere corpo a corpo, leader e mago. Accesso sia al sapere dei vampiri sia al sapere della morte. Dai, ergasse, regà. Ok, iniziamo la campagnetta. Dettagli, descrizione. Vabbè, esordio, Silvania. A posto, ragazzi. In bocca al lupo. Crepi. La guerra è eterna. Perché sto gioco è veramente pesante. Inevitabile come la tomba. Il vecchio mondo. Il corpo in putrefazione all'interno. Alcuni stolti pensano valga la pena salvarlo. Altri esseri desiderano avvolgerlo nella notte eterna. Io sono un custode del sapere per coloro che hanno tale potere. Oh cazzo, fa pure i rimezzi banana qua. Oh! Eccolo, rozzo proprio, questo siamo noi. I potenti conti vampiro della stirpe dei von Karstein. Su te piede mette una mano in testa, ti sfragna proprio. Il mio padrone, Manfred, è uscito dalla sua cripta ancora una volta. È azzeccato col cimitero questo esercito, vero, raga? Marcia sul vecchio castel Drakenhof dei von Karstein. Perché gli ho riferito che un sommo necromante si è appropriato della fortezza dei suoi antenati. Manfred deve riconquistare la sua antica fortezza e distruggere l'usurpatore o piegarlo al suo volere. Bello, così mi piace. Gli dobbiamo imbracare questo. Quindi vampiri contro vampiri per adesso. E prende il potere. Bice, gli ha detto grande. Belli questi. Questa è preimpostata le battaglie per iniziare la campagna. È buono, buono. Uno ci prende un po' la mano. Rozzo! Le tue forze cominciano ad attaccare, mio signore. Guarda tu stesso. Porco il clero infame quanto so rozzi, regà. Mamma mia, ma li vedi tutti in fila? Porco il clero, ma noi, ti vieni qua. Questa è la signora d'anelli proprio, vai così. Beh, detto questo, che cazzo devo fare? Visuale del campo di battaglia, guarda, vabbè, mi sta dai primi suggerimenti. Sì, famo, perché siamo tipi precisi. Porco due, che truppe rozze, raga. Truppa di scheletri, ok. Assicurati di unirti tu stesso alla lotta. Sai, armoci. Saranno molto ispirati dalla tua presenza. Mamma mia, quanto è rozzo coso qua. Sì, banana lo chiamiamo. Ok, si avanza. Sta la truppa sua speciale. Guardia dei tumuli, Io ho ricavato del canno. Vabbè, solide. Oh, qua che sta succedendo già? La guerra. Porco il clero, dai così, riga. Vabbè, noi ci occupiamo solo di questi perché sennò se li incoglioniamo. Sai che famo? Li facciamo correre. Ricorda che mentre combatti hai a disposizione aiuti e suggerimenti, mio signore. Questi non li posso usare adesso. Vabbè, questi ci pensano loro a quanto pare. Vai così. Bella pure questa, oh. Quei scudi messi e poppo. Siccome ovviamente il generale corre di più, sicuro. Infatti, lo devo fermare. Unisciti alla mischia, mostra che la Silvania è di nuovo perseguitata da un von Karstein. Vorrete? Porco due, voglio vedere quanto è forte come hanno da solo. Mamma mia, Sine! Sine! Queste sono le cose di cui parlavo! Queste sono le cose di cui parlavo! Meglio così! Vai, 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 sì! Vai, sì! Vai, sì, sì! Oh, si sono... Stanno a scappare, porco il clero! Non ci si crede, non ci si crede. Vai così,
Mamma mia, raga. Sfonna arrivati, No, non vedi che gli va questo. Bello, porco. Oh, ma via pure mia questo. Ok, qua ti stiamo a massacrare. Grandi così, raga. Grandi così, ragazzuoli. Qua procede tutto per la quale. Qua cominciamo a salire, sine. A posto. I nemici iniziano a crollare. Ok. Sfrutta questa occasione. Riduce il polvere. Ok, l'unità non morti a fuoco nella battaglia. A livello di vicine, le sabbie sono meno efficaci. I combattimenti subiscono molto meno danni. Oh, Rozzo, è nato. Vai così. Mamma mia, sfondaglia tutto. Ok, quelli attaccano da lì. Questi ancora campano. Assicurati di tenere le redini delle tue armate. Il comando efficace delle truppe è un'abilità da padroneggiare. Che mo me ne fa usare. Andiamo avanti prima la giurma qua. Ok. Sì, piazziamo qui. Qua come procede? Qua sta Mambraga. Qua siamo imbragati. Che fissa queste, porcaccio clero. Le ombre dei tumuli. Accia la mignotta, che spettacolo. Porco due, raga, che spettacolo. Qua che sta succede? Ordine delle selezioni in posizione di Tasanabba, e posso. Qua ci siamo, siamo imbragati. Il può cambiare il corso della battaglia. Scatena i tuoi incantesimi più potenti contro il nemico oscuro. E come cazzo si fa? Allora, incantesimi, devo capire qualcosa. Allora, qua sta succede. Oh, gira, tezzi. Sfonnali. Bello! Vai così, vai così. Guarda un attimo. Allora, come si fa la magia? Io ce l'ho selezionato da del mago, ma incantesimi in do cazzo stanno. Ah, eccoli! Sguardo. Vai un po', vai, così. Bello, faglielo. Faglielo, sì. Eccolo. Che magia fatta, porco il clero. Oh, mi stanno a sfondare così, Dai, sì, dai. 18 secondi e si ricarica. Come cazzo funziona? Che qua stanno avanzando. Prepariamo le truppe davanti. Che questi finiscono di magna qua. Che sfondateli. Avanzare tutti, ragazzuoli. Bravissimi. No, aspettiamo un attimo. Scusatemi. Stanno sti maledetti qua da fine, Come così, vai, 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 raga. Tanto qua giù come procede. Poi stanno a massacrare. Oh, qua ci stanno a massacrare. Tocca a pure da qua, porco due. Stanno a venire, infatti. Direne forze, va. Ma no, questi sono i nostri. Che cazzo sto a dire? Mi sto rincoglioni perché ci stanno certi che mi fa usare, certi che non mi fa usare. Il generale nemico Van Kruger si unisce alla battaglia e combatte circondato dalle sue truppe a cavallo. Cos'ha sto generale? Eccolo, mamma mia, quanto è rozzo questo. Però mo lo spappolamo, porco due, dai. Ok. Ok. Oh, porco due, com'è entrato questo, raga. Oh, che cazzo mi sta a fare questo? Oh, buoni, buoni. Ok, gli tagliamo sui zombie qua. E gli famo così, pare che ci stiamo a capire. Questo gli famo male, mo. Perché sta impicciato così, Van? Allora dà una mano a Van di mortacci. Oh, il generale contro il generale. Porco due di sfondo. Bello così, ci vai.
Però sai che facciamo? Siccome noi siamo tipi furbi, facciamo pure altre truppe da usare. E gli damo de massacro. Bello così, sì, così, vai. Ma ragazzuoli, che ce la siamo scampata la prima battaglietta. Questo giusto per capisce qualcosa, perché veramente tosto, non ci si capisce un cazzo. Mamma mia che massacro, ragazzi. Abbiamo spappolato il generale nemico. Sta chiuso l'ammesso. Questi li facciamo avanzare. Vabbè, dovrebbe essere finita qua però. La battaglia e combatte tutto a callo della disciplina. Il caro generale ci dovrebbe salutare in questo istante. Quanto avanzano, sine. E sì, fammi guardare. Dovrebbe essere finita. Dovrebbe essere finita, ragazzi. Ma proprio scalfito. Okay. La battaglia, mio signore. Yes. Gli spregevoli servi del nemico sono stati cacciati dal tuo castello. Questo. Vittoria! Ah, questo era il nostro castello, c'erano un vaso. Hai vinto, cadere del nemico, sono sparsi sul suolo, in grado di fuggire e fanno le risate, non si... nelle orecchie, porco clero. Prosegui con la campagna. Ti ringrazio infinitamente per l'offerta di immortalità, signore. Ma non posso accettare il bacio di sangue per ora. Ti sono molto più utile da vivo. C'è così tanto da fare. Da schiavo più che da vivo. Quindi. L'intruso di Templehoof è tornato alla sua fortezza. E Drakenhoof è al sicuro. Ma i nemici ti accerchiano su ogni lato. Preparati! Ok, quindi ci stanno. Devo esaminare le tre postazioni. Esaminiamo le tre postazioni per capirci qualcosa. Dice una. Van Kruger si è ritirato a Castel Templehoof, una fortezza che egli dichiara di possedere. Non sarà così semplice cacciarlo da lì. E poi ci volevamo dal cazzo questo. Ok, qua. Il passaggio a ovest è bloccato dagli oscuri signori di Schwarzhafen. Sono stati in lotta con Van Kruger in passato e di certo osserveranno avidamente il tuo conflitto con lui. Ok, i mortacci tuoi. Poi al terza posizione, guarda che mappa, bello! I nani controllano i passi di montagna a sud. Non sono alleati della tua razza e ti colpiranno se glielo permetti. Mortacci. I nani sono da sgozziare allora. Mi fai salvarsi? Van Kruger non è altro che un debole lich, un necromante da tenere sotto controllo. Certo. Devi avanzare contro Templehoof. Prendi nelle terre e usa i morti contro il loro stesso vecchio signore. Ok. Ok. E questo faremo, però se mi fai salvare adesso. Che devo fare, porco clero? Ecco il mio esercito. Mi sono 90 gol, belli, porco, 200 battaglioni. Beh. Castel Templehoof, verso qua la dopo avanzare. Ok, eccellente. Nuovo. Il nemico prevede i tuoi spostamenti. I necromanti progetteranno di certo le loro contromanovre. Ok. Le tue forze sono state decimate in battaglia, ma la tua razza può risolvere facilmente tale problema. Credi i caduti vivo. Si rialzino per combattere con te. Marciate verso il nemico usando i suoi stessi guerrieri. Pensate. Quante? Da qualche unità extra. Ok, zombie o scheletri? Zombie. Il tuo esercito deve restare fermo mentre nuovi corpi risorgono per combattere. Presto sarà rinfoltito grazie ai morti, mio signore.
Drakenhof ha sofferto molto in tua assenza, signore. Ma ora che un von Karstein vive di nuovo all'interno delle sue sale, tu potrai riportare l'antica maestosità al splendore. Castello. E andiamonos! Crea più spazio in cui far riposare i morti e otterrai più anime da resuscitare. Assicurati che questa necessaria espansione avvenga. Provincia, ok, tipo così. Eccellente, le costruzioni okay. Inizieranno subito. Perfetto. Adesso da fammi salvare. Potenza il cimitero in tubulo, porco il clero. Non sa il cimitero. Dove sta il cimitero che non trova il cimitero? Dove cazzo sta il cimitero? Potenzia il cimitero in tumulo. Pannello di panoramica provincia. E quale cazzo è? Beh. Tumulo, cimitero. E beh, l'ho fatto. Cimitero è diventato un tumulo apposta. E cazzo sarebbe. Cerca di estendere la tua vasta conoscenza delle arti oscure, mio signore. Metti i tuoi servi più infidi al lavoro, così che migliorino i tuoi metodi bellici. Nagash. Necronomica. Questo è il gioco proprio di Necropolis. Allora, bestiale. Posso. Chiamo il libro di Arcan. Bene, col tempo le conoscenze che otterranno saranno di certo. Parlo della tecnologia apposta. Mio signore, non c'è altro che tu possa fare per ora. Ok. Bisogna aspettare la prossima mossa del nemico. Qua se devo morire, ecco che devo fare. Perfetto. Dalla tua, attacca! Come attacca? Oh, buono, porco due, fammi salvà. Di tanto in tanto... Annunciate delle missioni per favorire il progresso. Possono essere okay. Esaminate su tua richiesta, mio signore. Il cazzo di svegliare il mondo di antimonte. Ok. Va bene ragazzi, qua questo sta avanzando. Ci abbiamo capito qualcosa. Per il primo video penso proprio che può bastare. Bella introduzione, anche perché ci abbiamo da registrare altra roba. Che tocca rimanere avanti il canale. Quindi io penso proprio che per la prima puntatina di oggi possiamo finirla qui. Porcaccia la mignotta. Bella introduzione. Il gioco stupendo. Dagli ergas e damogli reservare se ce va a salvare. Eccolo. Locale Claude, se nome del file è Conti Vampiro. Ma che cazzo la chiamiamo proprio Necropolis? Police style. Ok, dai, è così. Abbiamo dato le salvate, ragazzuoli. E ce la possiamo concludere così. Il virus con lo stronzetto che ci sta per attaccare. Come al solito ringrazio a tutti quelli che mi hanno seguito, che hanno aspettato questo mesetto che non siamo stati operativi. Mi raccomando ragazzi, questi video non solo guardateli porcaccio altero, ma condivideteli come un cazzo di virus, almeno ci espandiamo. Buon game a tutti e ci vediamo al prossimo video. Dai raga, e lasciate pure un commento, se no mi incazzo come un alieno. Bella.